Dunque, Hex è un gioco abbastanza strano, anzitutto è stato inventato stranamente da due persone indipendentemente, no? Che avevano motivazioni completamente diverse l'una dall'altra. Uno era questo Pete Hine, che credo l'abbia fatto addirittura come primo, no? e ha cercato di commercializzarlo, e credo che il suo interesse fosse quello che poi è l'interesse di tutti coloro che ci giocano, cioè giocarci, no? Appunto, no? Divertirsi e così via. Ma il secondo inventore, in ordine di tempo perlomeno, ma sicuramente più famoso di tutti, è John Nash, il famoso o la famosa Beautiful Mind, protagonista dell'omonimo film, con una vita straordinaria, vita da matematico e da economista, non sapeva bene da giovane che cosa avrebbe voluto fare, o meglio che cosa gli avrebbero lasciato fare a matematica, quindi scrisse addirittura due tesi parallele, di modo che se non gli accettavano quelle sull'economia avrebbe potuto presentare l'altra. Però la cosa straordinaria è che quest'altra tesi poi in realtà gli diede praticamente la possibilità quasi di vincere la medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel per la matematica. Non la vinse per un pelo, perché anche un altro grande matematico italiano, De Giorgi, ottenne più o meno lo stesso risultato, e quindi tutti e due persero la medaglia Fields per questo motivo. Però la cosa interessante è che l'altra tesi, invece quella sulla teoria dei giochi, fu accettata e molti anni dopo, nel 94, gli diede poi il premio Nobel per l'economia. Per concludere brevemente questo schizzo biografico di Nash, in realtà lui poi vinse alla fine della sua vita un altro grandissimo premio che si chiama premio Abel, che è di nuovo l'analogo del premio Nobel per la matematica, che viene dato in Norvegia, però appunto a Oslo, e la cosa tragica è che dopo aver vinto questo premio Nash tornò a casa, ovviamente con la moglie, preso un taxi e in un incidente stradale morì. Quindi questa brevemente, no, è la vita di una persona che benché abbia lavorato poi soltanto una decina d'anni nella sua vita, negli anni 50, è riuscita a prendere un premio Nobel, un premio Abel e a quasi vincere una medaglia Fields, no? Tutto nel giro, breve giro di 10 anni. Ora, questo gioco fu inventato nel 49 da Nash, indipendentemente da Pete Hine, per motivazioni però direttamente collegate con la teoria dei giochi. Non era tanto, credo, l'interesse del gioco in sé, anche se poi Nash racconta come all'Istituto di Matematica di Princeton, quando lui lo fece vedere, no, ai suoi compagni di classe o di studio, in realtà subito i matematici si appassionarono, è un gioco interessante appunto da questo punto di vista di strategia. A lui interessava perché è un esempio abbastanza strano di ciò che la teoria dei giochi può fare, e è un esempio che si può capire molto facilmente, no? E l'idea è molto semplice, è stata di mettere delle palline, no? Delle pedine bianche o nere, per esempio questa è la parte del bianco come si vede, no? E questa è la parte del nero, l'idea è di mettere queste pedine in maniera che uno dei due riesca a collegare, no? I due bordi, no? Senza interruzioni. Allora, la prima cosa che Nash notò è che non si può pareggiare in questo gioco, uno dei due deve per forza vincere, come mai? Ma supponiamo che il nero non vinca, cioè che alla fine non ci sia nessun percorso del nero che va da una parte all'altra ininterrottamente. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i percorsi che il nero ha iniziato ad un certo punto sono interrotti, e questo fa sì che allora il bianco possa girare attorno a queste interruzioni e riuscire lui a concludere un percorso bianco da una parte all'altra, e viceversa, se il bianco non ce l'ha deve avercelo il nero. E questa è un'osservazione già interessante, è un gioco in cui non si può pareggiare, regole molto semplici, no, ma uno dei due deve vincere. Una cosa interessante nella teoria dei giochi è che non soltanto i giochi si vincono, si perdono, si pareggiano quando si possono pareggiare, non in questo caso, ma che a volte ci può essere qualcosa di più, ci può essere una strategia vincente, una serie di regole che se uno segue, il bianco o il nero, o se uno segue queste regole, allora necessariamente vince, una strategia per riuscire a vincere. È chiaro che non ci possono essere strategie sia per il bianco che per il nero, no? Perché ovviamente se poi tutte e due le seguissero dovrebbero vincere tutte e due, al massimo uno vince, no? E la cosa interessante, come dicevo prima, è che qui almeno uno dei due vince. Ora,
È possibile che pensare, no, capire chi è che ha questa strategia? Anzitutto, non sempre nei giochi ci può essere una strategia vincente. E la seconda cosa che Nash notò è che, oltre al fatto che non si può pareggiare, uno dei due giocatori deve avere una strategia vincente. Questo è un tipico ragionamento matematico, però dal punto di vista matematico è abbastanza semplice, non è una cosa molto complicata, posso provare a spiegarlo brevemente. Come si fa a dimostrare che almeno uno dei due deve avere una strategia vincente? Supponiamo che, ad esempio, il nero non abbia una strategia vincente. Allora facciamo vedere che il bianco deve averla. Cosa vuol dire che il nero non ha una strategia vincente? Vuol dire che non ci sono delle regole che se lui segue sicuramente vince, no? Allora lui fa la prima mossa, il nero, no? E tocca al bianco, no, rispondere. Se ci fosse una strategia vincente per il nero, lui potrebbe seguirla, no? E allora il bianco sarebbe fregato, non potrebbe muovere come gli pare, ma intanto se l'altro segue la strategia vincerebbe. Ma poiché non è così, abbiamo supposto, no? Il nero fa la sua prima mossa e poiché non ha una strategia vincente, il bianco deve poter rispondere in una maniera tale che non assicura la sua perdita, no? E allora cosa succede? Si fanno le prime due mosse, il nero muove, il bianco muove in maniera oculata e si ritorna di nuovo alla situazione iniziale. Si è in una situazione in cui nessuno dei due ancora, no, ha perso la partita. E poiché il nero può continuare a muovere ma non avendo una strategia, quell'altro ha sempre la possibilità di evitare di perdere, allora arrivata alla fine, se uno evita di perdere vuol dire che vince, no? Siamo in un gioco tra l'altro in cui non c'è parità, no? Quindi con questo fatto di continuare a evitare di perdere, il bianco si assicura la vittoria nel caso che il primo non abbia una strategia. E questa è una strategia però per il bianco. E allora uno dei due deve averlo. Ultima cosa interessante, chi dei due ce l'ha? Sappiamo che c'è uno dei due che ha una strategia vincente. Ebbene, l'ultimo passo di questo studio di Nash, diciamo, dimostra che deve essere il primo giocatore quello che ha una strategia vincente. Per quale motivo? Beh, perché se non avesse, supponiamo che sia il secondo giocatore ad avere una strategia vincente. Allora, il primo giocatore basta che giochi la sua prima mossa a caso e poi usa la strategia del secondo giocatore, di quello che risponde, a seconda di che cosa fa l'altro, gli risponde in maniera vincente, no? E ce l'avrebbe pure lui. Ma sappiamo che non è possibile che tutti e due ce l'abbiano, quindi l'ipotesi che abbiamo fatto era sbagliata, deve essere il primo ad averla. Ora abbiamo fatto così brevemente, no, la teoria di Nash su Hex e abbiamo scoperto allora che anzitutto non si può pareggiare in questo gioco, secondo uno dei due giocatori deve avere una strategia vincente, o meglio c'è una strategia che permette a uno dei due di vincere e terzo c'è una strategia che permette al primo giocatore di vincere. Allora uno dice ma che gusto c'è a giocare a questo gioco quando si sa che il primo può sempre vincere? Un momento. Perché quello che abbiamo fatto è quello che in matematica ci chiamo una dimostrazione non costruttiva. Abbiamo dimostrato che il primo giocatore ha una strategia vincente. Ma qual è questa strategia? Questo non lo sa nessuno. E allora si sa che se il primo giocatore gioca nella maniera ottimale, sicuramente vince, anzi c'è un modo che forza la sua vittoria. Ma non si sa quale sia questa strategia ottimale e dunque tanto vale continuare a cercarla. Ora questo è interessante perché per esempio in altri giochi, no, succede diversamente, per esempio nella dama si è scoperto che in realtà c'è una strategia per il pareggio, negli scacchi non si sa, o ancora perché gli scacchi sono molto complicati e così via, e l'interesse di Nash in questo gioco era proprio questo, che è un gioco sufficientemente semplice, così ben organizzato o congegnato, che si può dimostrare appunto che esiste una strategia vincente per il primo giocatore, anche se non si sa quale sia. Questo credo che fosse, anzi sicuramente era il motivo per cui Nash era interessata a questo gioco, era un bel esempio, semplice, tra l'altro divertente, anche si poteva giocare effettivamente, no? e prese piede, come dicevo prima, subito tra i suoi colleghi, no? E poi anche tra un pubblico un po' più vasto, ma si possono dire al proposito delle cose interessanti che fanno vedere quali sono gli obiettivi della teoria dei giochi. La teoria dei giochi vorrebbe riuscire a fare la stessa cosa per tutti i giochi, far vedere
vedere se si può o se non si può pareggiare, se esistono o no strategie, nel caso che ci siano le strategie vincenti, chi è che ce l'ha, e poi soprattutto no, qual è una strategia vincente nel caso che ci sia. Ma in questo gioco siamo arrivati molto vicino, manca soltanto l'ultimo passo, cioè capire qual è la strategia vincente, però sappiamo che c'è, sappiamo che è il primo giocatore, quello che muove per primo ad averla. Grazie mille. Ho fatto un'unica frase, ma...